amici del Teatro Cristallo del canale YouTube, benvenuti a questa trasmissione, la prima puntata, che si chiama A Ruota Libera, parlando appunto di musica, curiosità ed altre facezie. Allora, iniziamo la prima puntata con un ospite direi d'eccezione. Noi siamo emozionati e onorati perché abbiamo qui uno dei più grandi jazzisti viventi al mondo. Una leggenda. Non esageriamo. No, io esagero. un grande jazzista che è amato in Italia, ma che ha girato il mondo e quindi si è fatto apprezzare ed amare nella sua ormai carriera più che cinquantennale. Sessantennale, esatto. E quindi è proprio, possiamo definirlo una leggenda. Benvenuto ad Enrico Rava. Benvenuto, eccoci qua. Grazie. Ciao Enrico. Allora, ciao. Come ci si sente a essere definiti leggenda innanzitutto? Beh, io non mi considero assolutamente, non so come si sentano le leggende, non ho neanche prima idea, bisognerebbe chiederlo a una vera leggenda. Guarda, immaginavo che avresti risposto così. Beh, comunque insomma, tu sei stato il maestro di tanti musicisti, anche adesso insomma sei sempre un capogruppo dove hai più generazioni di musicisti che suona con te, ma diciamo che c'è un vecchio detto che dice, no, che rimanere allievo è il segreto di essere un grande maestro, no? Questo mi sembra che tu lo faccia spesso, perché insomma quando vedo i tuoi concerti anche tipo special edition eccetera, ci sono più generazioni che suonano con te. Sì. Tutti che sviscerano la loro creatività, la loro grande fantasia, la loro grande inventiva, e poi tutto viene amalgamato dal grande capo che sei tu, insomma, un po' come faceva Miles negli anni 60, 70 con i suoi gruppi. Sì, io praticamente stabilisco è come dire un canovaccio più o meno, no? Oppure stabilisco una cornice all'interno della quale poi lascio che tutti suonino veramente quello che vogliono, cioè sono liberissimi, perché io ho fiducia in loro al 100%, così come mi auguro loro lo abbiano in me. E difatti la scelta dei musicisti è la cosa più importante per mettere insieme, cioè importante, è più importante della musica che si scrive, cioè praticamente la musica che si farà dipende dalla scelta che fai dei musicisti. Io, certo, ho bisogno di musicisti che ascoltino, che siano apertissimi, che conoscono la storia di questa musica, quindi, e che siano disposti a dare quello di cui gli altri hanno bisogno, a ricevere quello di cui hanno bisogno loro. E cioè, ci deve essere veramente questa cosa di una democrazia, questa è una cosa che io ripeto sempre, perfetta. Per questo ci vogliono dei musicisti particolari. Cioè, a me non bastano i musicisti bravissimi, possono essere bravissimi e non funzionare con me. D'altronde, anche come ascoltatore, a me è successo migliaia di volte di ascoltare dei gruppi di superstar dove però non succede niente perché non si ascoltano tra di loro, ognuno si fa il suo trip fregandosene completamente di quello che fanno gli altri. Cioè, ma anzi, diciamo pure che la maggior parte delle volte che ho sentito gruppi cosiddetti di all star, il risultato era quello. Poi alla gente piace lo stesso perché vede questi qua che ognuno di loro suona benissimo, certo. Senti della gente che suona bene, però poi parlando di musica non è che succede molto. Quindi, un'altra cosa. Per me la scelta, infatti per questo, tra l'altro, questo referendum di quest'anno di musica jazz, se avete notato, i nuovi talenti sono due ragazze. Sì, esatto, Anais Drago e Francesca Remigi. Che sono bravissime tutte e due. Francesca in particolare, il suo disco è stupendo ed è quello che mi ha colpito in un primo disco, in una persona così giovane, è stata la sua abilità, oltre scrivere un pezzo, oltre a suonare benissimo, eccetera, eccetera, di scegliere i musicisti giusti, e questo è veramente una qualità
difficilissima da acquisire, non è che tutti dal primo, no, perché normalmente si tende a così a non pensarci. Noi veramente ho fatto una scelta perfetta, il gruppo è stupendo, strepitoso, io sono rimasto a bocca aperta, non ho mai immaginato una roba così. Senti, però appunto, parlando di questo talento, qua tocchiamo subito un tasto dolente, cioè Francesca Remigi è un bravo, è una bravissima musicista, una grande artista che potrà sviluppare la sua arte, però è andata a vivere all'estero, qui in Italia non ha avuto grande spazio, oppure è stata una sua scelta non dettata da vie precluse, no, io, eccetera. No, io credo che in Italia noi siamo messi molto bene col jazz, molto meglio che in moltissime altre nazioni. Quindi è stata solo una sua scelta personale, quindi non è scelta giustissima, che la scelta che ho fatto io ai miei tempi, cioè la capacità di prendere il treno giusto quando passa, hai capito? Cioè lei evidentemente se di fatti sapere quando l'incontro che stai facendo è quello importante per te. Difatti l'altro giorno quando ho parlato con lei, era lì che stava lavorando con John Patitucci, con Danilo Perez, quindi per il suo disco ha scritto quattro righe Steve Lehman, bellissime tra parentesi, e quindi vuol dire che lei, a parte suonare bene, benissimo, a parte avere un talento anche proprio come leader, sta anche che per andare avanti devi avere in primo luogo un po' di fortuna che fa sì che tu incontri le persone giuste, però quando le incontri saper gestire questa cosa, no? No, non lasciarle sfuggire, lo stesso che ho fatto io quando ho conosciuto Gatto Barbieri, certo. O Steve Lacy o Cecil Taylor o questi musicisti qua. O Joe Henderson, no? Certo. Ma senti, però i jazzisti italiani, così questi giovani, hanno ovviamente delle difficoltà oggettive per emergere, perché il jazz è una musica un po' difficile anche dal punto di vista economico, eccetera. Ecco, ci sono delle grandi differenze tra i giovani musicisti di una volta, cioè il giovane di Corava o le giovani di adesso? Perché adesso parliamoci chiaro, anche i giovani di una volta, cioè se io penso a, non so, Wes Montgomery, che è stato uno dei miei idoli, riparava lavatrici, o Cecil Taylor, credo, facesse il libraio. Insomma, quindi ci sono analogie, ecco, tra queste due o tre generazioni? Beh, la differenza è enorme, è che oggi è milioni di volte più facile, tutto lì, perché c'è un'attività. Vabbè, non parliamo adesso col Covid, che questo è un problema, certo, in più. Probabilmente temporaneo. Sì, immagino che sia temporaneo, lo spero. Comunque, qui in Italia non c'è paese, paesino, cittadino, città che non abbia la sua rassegna, il suo festivalino di jazz, eccetera, eccetera, i suoi concerti, la sua stagione. Ma veramente è una cosa incredibile. Difatti, se ai miei tempi, che è una cosa che non stiamo parlando di 20 anni fa, no, stiamo parlando di 60 anni fa, se ai miei tempi praticamente di musicisti che facessero i musicisti di jazz e basta, cioè che vivessero di questa musica, eravamo esattamente in tre. Cioè, Nunzio Rotondo, che è stato questo grande trombettista, certo, italiano, certo. Franco D'Andrea e il sottoscritto. Tutti gli altri che c'erano dei musicisti di jazz in Italia, certo, però o lavoravano in Rai, nell'orchestra della Rai, o nelle varie orchestre da ballo, con i cantanti, nei nightclub. A quell'epoca c'erano le balere. Non c'erano le discoteche, c'erano le balere, in ogni balera suonavano dei gruppi. Io, per esempio, in alcune balere torinesi, quando ero ragazzino, con i miei amici andavamo ad ascoltare, per esempio, c'era Nini Rosso che suonava, che era un ottimo jazzista, tra l'altro, e che quando all'una del mattino stavano per chiudere,
smetteva, c'erano rimasti quattro appassionati di jazz e loro facevano quei due o tre pezzi di jazz per questi qua. Cioè, oppure i vari dell'orchestra della Rai, tipo Basso Valdambrini, eccetera, eccetera, si ritagliavano degli spazi anche abbastanza notevoli per fare la loro musica, anche in televisione, però non vivevano di quello, non avrebbero potuto. Certo. Cosa che invece oggi ci sono, non ti dico centinaia, sono migliaia di musicisti di jazz che fanno quello e basta. Magari non è che fanno chissà che gran vita, però... Però riescono a vivere. Magari arrotondano insegnando una cosa e l'altra. Poi c'è questa valvola di sicurezza degli conservatori, dove c'è le scuole, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che sono migliaia, no, contro tre contro migliaia, una bella differenza, okay. Capito? Sì, sì, quindi... Noi sono i concerti ai miei tempi, no? A Torino, concerti c'era uno all'anno. Devo dire che bastava, perché poteva essere Duke Ellington, Armstrong, Miles Davis, Count Basie, no? Però c'era un concerto all'anno, a Milano magari c'erano due. Il resto del tempo, come Carbonari, in delle cantine, si chiamavano tipo circoli del jazz, con non so, c'era una gerarchia, c'era il presidente, i prebiviri, no? Cose così. E poi, tra l'altro, siccome c'era ancora questa, cioè, così come esistono, cioè, c'erano quelli della Vespa e quelli della Lambretta, quelli di, e c'erano quelli del jazz tradizionale e quelli del jazz moderno, che si considerano a vicenda veramente degli stronzi. Quindi, per esempio, io che da bambino, però io ero appassionatissimo di jazz tradizionale, quando avevo 12-13 anni, e sono ancora, tra parentesi, sono anche un esperto, ho sentito migliaia di dischi. Io che ero in un circolo del jazz dedicato al jazz tradizionale, sono stato espulso, perché avevano scoperto che avevo comprato un disco di Chet Baker. Cioè, in altre parole, uno aveva fatto l'infame e io ero stato espulso per dirti il clima. È una roba proprio pazzesca. C'erano cosa, anni 50, quindi, più o meno, a Torino? Sì, aspetta, erano... No, sì, anni 50. Negli anni 50. So che tu... 55. No, io sono del 39. Sì, 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 giusto, tu sei del 39. 49, 50, 52, insomma, avevo 15 anni, 50, 54, certo. 55. E questi circoli del jazz ci facevano delle gare, per esempio chi... degli interrogatori, non so, chi suonava il sousaphone nel disco, che ne so, di Fletcher Henderson del 1926, uno, chi vinceva dei premi che erano messi in palio da alcuni dei stoci, per esempio, non so, l'orologiaio che metteva in palio un cucù orribile che c'era sul gobbo, oppure, cioè, una cosa tristissima, no? Questa era l'attività jazzistica di quegli anni. La gente non se ne rende conto, cioè, non esiste il paragone, cioè, no, non è possibile. Però c'è da dire che oggi è il problema dell'Italia è un altro. Cioè, i problemi d'Italia sono tantissimi, ma per quello che riguarda il jazz è che l'Italia è così lunga, no? Che ha un'infinità di centri. Cioè, tu a Parigi, tu in Francia vai a Parigi, vuoi fare il musicista, vai a Parigi e sei a posto, perché arrivano tutti lì, passano tutti lì prima o poi, oppure vai a Amsterdam se sei in Olanda, in Spagna, o vai a Barcellona o a Madrid, finita lì. No, in Italia no, uno, cioè, dei centri
Ogni città è un centro in sé, tu da Bolzano a Catania, passando per Bologna, per Reggio Emilia, cioè ogni città ha una sua scena e non c'è una città centrale per questa musica. Quindi, per esempio, per mia fortuna, io con la storia di Siena Jazz, no, dove io faccio questi seminari di musica d'assieme, io ho avuto la fortuna di fare questa cosa perché conosco musicisti giovani che arrivano da tutta l'Italia e difatti i miei gruppi poi nascono proprio da questi incontri qua, perché a Siena per 20 giorni circa d'estate si crea una situazione fittizia che però fa sì che in quei giorni quella città sia un centro dove confluisce una grandissima quantità di giovani musicisti e anche meno giovani ma non conosciuti, quindi nascono gruppi, sono incontri di ogni genere, poi ci sono le jam station tutte le sere nelle contrade, sì. Quindi c'è una situazione che crea per 20 giorni quello che dovrebbe esserci sempre, cioè un posto centrale dove, cioè, come in America vai a New York, non è che vai a Cincinnati, certo, vai a New York e sei a posto, ti fermi lì, aspetti, ti passano davanti. Quindi quello è il problema dell'Italia piuttosto grosso. In questo senso, per esempio, tu dicevi di Francesca, no? Sì. Remigi. Lei, facendo questa scelta di essere andata in Olanda, poi adesso di essere a Boston, mi sembra, alla Berkeley, mm-hmm. Lei ovviamente supera questa situazione e fa benissimo, no? Che quello che infatti bisogna fare in effetti se si vuole, perché io conosco proprio dei musicisti veramente strepitosi che vivono, non so, in una città della Sicilia, che sono fantastici, che suonano veramente, ma che rimarranno sempre lì, hanno i loro concertini, le cose, finiscono lì, invecchieranno facendo, cioè, e nessuno mai li conoscerà fuori dalla Sicilia, ma è veramente, cioè, questo è un problema. Certo. In parte, bisogna avere se coraggio. Uno non si muove, capito? Certo, avere il coraggio che hai avuto tu. Appunto. Bisogna andare dove c'è la musica, dove avvengono, certo, le cose. Dopo poi quando torni e hai raggiunto, hai un certo status, allora non fa nessuna differenza che tu stia a Roma oppure a Canicattì o a Buttiglia, certo, Alta o a Milano, non fa nessuna differenza che ti vengono a cercare. Ma quando tu invece sei tu quello che deve cercare, l'Italia in quel senso lì veramente è abbastanza complicata. Senti, parlando dei tuoi viaggi, tu hai iniziato prima degli Stati Uniti, tu sei andato per un periodo in Inghilterra, sei andato nel 66 a suonare in un disco di Steve Lacy, mi sembra. 5. Nel 65, ecco. Quindi sei andato a Londra nel pieno era, in piena era Swing in London, cioè c'erano, sì, i Beatles, gli Stones, gli Zeppelin, nasceva tutto, c'era la moda, era forse la capitale, certo, del mondo Londra in quel periodo, insomma. Cerca di immaginare com'era l'Italia nel 65. L'Italia, anche solo com'era vestita la gente, perché la gente in Italia in quell'epoca sembravano tutti impiegati statali, erano tutti vestiti giacca, cravatta, di grigio, con vestiti di massima tipo della Facis, erano vestiti tutti così. Cioè, io sono arrivato a Londra con Steve Lacy perché cercavamo una ritmica nuova, perché la nostra ritmica ci aveva abbandonati, cioè Aldo Romano e Ken Carter. Sì. E abbiamo sentito parlare di questi due sudafricani, Johnny Gianni e Louis Mokolo. E difatti siamo andati a Londra, li abbiamo cooptati, abbiamo cominciato a fare delle prove, eccetera. Comunque io mi trovavo in questa città incredibile, senza una lira, tra l'altro, ma quando dico senza una lira vuol dire senza una lira, no? Sì, mi ha colpito quella cosa.
che è appunto quello non era un problema, non era nessun problema all'epoca, perché era il periodo in cui avevamo l'impressione che stesse cambiando proprio il mondo, che ormai i soldi chi se ne frega. Infatti io da subito sono stato ospitato in una specie di comune, tanto nel centro di Londra, Queensway, così come Steve invece era ospitato in una bellissima di queste piccole case, sai, rosse a due piani, tipiche inglesi, certo. con giardinetto, e facevamo le prove lì. Quando mi arrivavano un po' di soldi, li dividevo con questi ragazzi con i quali io abitavo, quando non ce l'avevo io me li davano loro, cioè si stava benissimo, non c'era proprio il problema, uno non se lo poneva neanche questo problema. Ed era una scena pazzesca, perché queste ragazze incredibili con delle minigonne inguinali, con canne a tutto spiano, cioè era proprio come essere in un altro pianeta. Infatti per me è stato uno shock bellissimo, tra l'altro. Ne abbiamo fatto, abbiamo registrato un disco e poi non è mai uscito, dove appunto c'era in questo studio, si è creato una specie di party con tutte queste ragazze, ripeto, con le minigonne eccetera, con le canne, tutti che cappelloni, era una scena bellissima, divertentissima. Noi suonavamo, cioè questi qua se la godevano. Sì. Dopodiché, siccome con questa musica non battevamo un chiodo, a parte all'epoca Steve era tossico proprio a livelli pazzeschi, per cui si dimenticava, perdevamo, dovevamo fare una settimana al Montmartre di Copenaghen, si è dimenticato di mandare il contratto, dovevamo andare a Parigi, ha sbagliato, cioè, comunque abbiamo fatto questo concerto in Italia. In Italia, dopodiché, dovevamo, non sapevamo più come fare, perché noi abbiamo fatto questo festival di Sanremo, di Jazz di Sanremo, no? Che era, all'epoca era un festival bellissimo, tra l'altro ci doveva essere anche Rollins, che non è venuto, ma c'era Ornette Coleman, c'era Art Blakey, eccetera, Oscar Peterson, e noi abbiamo suonato lì. È stato come uno scandalo, perché noi suonavamo tipo improvvisazione radicale, cioè c'era proprio una roba pazzesca. Dopo 5 minuti che suonavamo, 3/4 del pubblico è scappato e quelli che sono rimasti, si è creata una rissa tra i pochissimi che erano a cui piaceva quello che faceva e gli altri, no? Per cui recensioni micidiali ci hanno massacrati, no? E noi avevamo una piccola tournée in Italia che è stata cancellata tutta, tranne la cosa più importante, che era una cosa in televisione alla Rai di Torino, che era poi quella che pagava meglio. Però a quel punto lì, in primo luogo, io ho messo Steve nella condizione di togliersi la scimmia dalle spalle. Difatti lui voleva smettere, l'ho messo in un alberghetto in collina a Torino, poi lui non guidava, qui era isolato lì, non poteva. Gli ho dato un giradischi portatile, dei dischi, dei libri d'arte, è rimasto lì un paio di settimane soffrendo, però poi è uscito e ha finito, aveva smesso. Comunque a quel punto lì, anche con Johnny e lui, si è detto: che facciamo? Beh, prima siamo andati un po' a Roma, ma poi dove andiamo? E non sapevamo come fare, e c'è stata la cosa di un'offerta di andare a Buenos Aires, per cui siamo partiti per Buenos Aires, dove dovevamo rimanere un paio di settimane, siamo rimasti un anno, perché avevamo quei biglietti, allora non so se ci sono ancora, i biglietti minimo una settimana, massimo 20 giorni, cioè prima della settimana e dopo 20 giorni il biglietto non vale più. Non valeva più. Quindi noi siamo stati più di quello che dovevamo stare, non avevamo i soldi per comprarci degli altri biglietti, non sapevamo dove andare, tra parentesi. Siamo rimasti lì un anno che io ho adorato, Steve invece ha detestato,
Johnny e lui sono stati abbastanza bene. Questa città che io, di cui io mi sono innamorato totalmente, della città, della sua musica, dei suoi scrittori, delle sue danze. Si è conosciuto con la moglie lì, no? Poi. No, mia moglie c'era già. Ah, c'era già. Perché lei era cugina della moglie di Gatto Barbieri. Io l'avevo conosciuta suonando con Gatto Barbieri. Ed era lei che aveva fatto i contatti per andare a Buenos Aires, tra parentesi. Dopodiché, ora, Buenos Aires ovviamente era ritorno come l'Italia, no? Tutti vestiti da impiegati, anzi peggio che in Italia. E poi da lì finalmente siamo riusciti a partire, siamo andati a New York, e a New York di nuovo un mondo completamente diverso, perché certo. a New York, specialmente in quegli anni, ogni essere umano cercava di essere una specie di personaggio, per cui per strada era come essere al cinema, no? Mm-hmm. Poi con tutte le fantasie che uno aveva fatto su New York da ragazzino, il jazz, cioè io, tutti neri, pieno di neri, tutti i neri che vedevo credevo fossero musicisti di jazz, magari erano, non so, autisti, avvocati. Ascolta, però una cosa, avevo letto l'altro giorno l'intervista che avevi fatto per il Corriere, appunto, che avevi trovato un tassista famoso. Sì, sì, era Peter Rocca, esatto, batterista pazzesco del trio di Rollins, live al Vintage Vanguard, no? Certo, Peter, certo. Rocca. Quindi tu eri parente di... No, sono io. Fantastico. Ma per esempio Kenny Dorham, che era un grandissimo, era già malato, eccetera, comunque lavorava da Mannins, da un negozio di strumenti musicali. Strumenti. Russell Rudd, che è un grandissimo trombonista. Sì, certo. Ha fatto un po' il tassista, poi... un furgone del latte, trasportava il latte, distribuiva il latte, sì, che ma tutti avevano, c'era chi faceva il fattorino, chi cioè, poi chiaramente nel giro di poco tempo per alcuni c'è stata la grande svolta, tipo Cecil Taylor è diventato una superstar per un all'interno di quel tipo di musica, che non è che fosse la cosa più popolare al mondo, però per cui ha cominciato a star bene economicamente, eccetera, c'è stata svolta per molti, no? Ma comunque sì, era così, la vita era quella, perché comunque era una musica, già il jazz non è che fosse la musica più gettonata al mondo, ma in più quella l'avanguardia, il jazz d'avanguardia era veramente di nicchia a nicchia. C'era un locale per antonomasia dove si faceva il jazz d'avanguardia in quegli anni? No, erano i loft, si faceva nei loft. Ma... comunque il locale un po' più, quello dove c'era la musica un po' più, infatti ogni tanto ci suonava anche Cecil Taylor, Shep ci suonava, io avevo suonato lì con Shep tra l'altro, era lo Slugs, che era nella Lower East Side, che era una specie di budello in un quartiere che era veramente tremendo, poverissimo, dove, abitato veramente da derelitti, eccetera, eccetera. In mezzo a quella cosa c'era questo locale che dove c'era una musica pazzesca tutte le sere, che però si trovava tipo a 200 metri da una sede degli Hells Angels, che erano questi motociclisti, certo, quelli famosi che durante un concerto degli Stone hanno ammazzato. Certo. I quali soprattutto erano in attesa che passassero dei neri per picchiarli, per cui c'era, durante arrivavano dei musicisti neri, feriti, no? L'occhio, il sangue dappertutto, cioè era... conveniva fare il giro dell'isolato, solo che se facevi il giro dell'isolato andavi in una zona ancora peggio. Quindi, però c'è un toglio, adesso mi ricordo, era probabilmente nella Lower East Side, ma era tipo
tra Avenue A e B, non mi ricordo, verso la terza street, era veramente un quartiere che oggi invece è diventato un quartiere che praticamente è sotto il village, un po' più a sud del village, grosso modo, no? Sì. Tu hai abitato poi nel village anche, no? No, nel village no. Tu eri stato ospite vicino ad Harlem? A Harlem, sì, nella 125 Broadway, sì. 4 anni. Ma è lì che ti si è incendiato l'appartamento? No, a me non si è incendiato, lì che dove mi hanno rapinato, sì. Ah, non te l'hanno rapinato? No, ma io dicevo una volta che anche c'era stato un incendio, che hai detto... Ah no, sì, ma un inizio di... No, lì quando avevo un loft nella... Sixth Avenue e 36esima strada, che tra l'altro me l'aveva trovato Cecil Taylor, era di fianco al suo. Ah, ok. C'era questo sai che a New York il suono continuo, specie in quegli anni, è la sirena dei pompieri, perché se moltissime case in certi quartieri hanno l'intelaiatura di legno, cioè dell'Ottocento, eccetera, non appena c'è anche un minimo, arrivano i pompieri. Difatti io che ero in questa casa, che è una casa di 2 o 3 piani, a un certo punto visto usciva del fumo, ho chiamato i pompieri, dico guarda qui esce del fumo, ah non si preoccupi, arriviamo subito. Attenda un attimo il telefono, io ero al telefono e già sento, non ero ancora messo, erano già lì, e sono entrati questi tipo degli esseri enormi, sono entrati sfondando tutto, hanno tirato giù il muro, distrutto l'appartamento, distrutto il loft, trovato la dove era nato l'origine del ciclo d'incendio. Aspetto, sono andati via senza dire una parola, dopo 3 secondi erano già lì che andavano a spegnere un altro, no? Okay. Una roba pazzesca. Invece, scusa, adesso non mi ricordo se ho letto male o cosa, che tu avevi avuto a che fare anche con i Black Panther, che li hai conosciuti e frequentato qualche circolo, vero? Sì, io gli portavo dei film dall'Argentina, che mi arrivavano dei film dall'Argentina politici, no? E tu come hai rivisto? Meno chi? In qualità di bianco, come hai rivisto da loro, insomma? Vabbè, io gli portavo delle cose che a loro interessavano. Interessante. Okay. Però erano molto presi dalla loro immagine, no? Erano molto, tipo sì, il basco, la giacca di pelle, le armi... Ma comunque la cosa che mi aveva stupito la prima volta che ho andato era che io immaginavo una cosa leggermente, non dico clandestina perché li conoscevano tutti, però più o meno, invece no, era una casa di 3 piani, queste cosiddette brownstone, azzurro elettrico, blu elettrico, che la vedevi a 3000 chilometri, in più con la bandiera, con la pantera, no? Se per caso metti il caso che uno avesse qualche dubbio, no, è quella lì, no? Ma e senti, questi movimenti così hanno portato anche nella musica qualche rivoluzione? Ma più che altro il contrario, che molti, ma anche in Italia, hanno identificato con il cosiddetto free jazz, l'hanno identificato con questi movimenti, così come a Parigi, per esempio, durante il maggio del 68 c'erano concerti di free jazz in piazza con tutti questi giovani, diciamo così, rivoluzionari. Cioè c'è stato un attimo di credere che, hai capito? E in Italia poi ha preso delle dimensioni assolutamente assurde, perché la cosa era che il free jazz era la musica della rivoluzione, invece il jazz, diciamo così, più ortodosso, era la musica proprio dei reazionari, in particolare
Non so, per esempio uno come Count, io mi ricorderò sempre quando a Umbria Jazz con Count Basie c'era un gruppo che si chiamava Senza Tregua, che è già tutto un programma, che distribuiva questi volantini, che c'era Count Basie è un servo della CIA, uno sfruttatore, non fatelo su, non l'hanno fatto salire sul palco. Count Basie è arrivato a Umbria Jazz e non è riuscito a aprire sul palco. Quindi metà anni 70, 80? Questo era il 70, sì. Più o meno. Sì, metà, fine anni 70. Oppure, per esempio, Cecil Taylor, che era considerato veramente sì, l'emblema della nuova musica e conseguentemente anche l'emblema della rivoluzione, di tutto quello che vuoi, perché Sisto invece uno che amava, per esempio, lì voleva la limousine, un autista, cioè, queste cose qua, e mi ricorderò sempre un giorno che lui io avevo suonato la sera prima e mi ero fermato per sentirlo, perché ero molto amico di Sisto, e uno, l'organizzatore, allora erano due, era Carlo Pagnotta e Alberto Alberti. Allora, Alberto Alberti mi chiede, mi fa, senti per favore, stasera puoi accompagnarlo tu con la tua macchina, puoi convincerlo che venga con te con la sua macchina fino al parco, perché si suonava, allora era itinerante Umbria Jazz, non era tutto a Perugia, quindi non mi ricordo se era, lui doveva suonare a Terni o una roba del genere, in un prato. E dopo che se lo vedono arrivare con la Mercedes, con l'autista, è finita, infatti. Oppure mi ricordo, infatti l'avevo accompagnato io con una Fiat, no? Oppure mi ricordo anche l'altra volta che ho incontrato Ambrosetti, Franco Ambrosetti, che è un grandissimo trombettista, grande amico mio. Siamo incrociati al Brufani, in albergo, io stavo uscendo, lui stava entrando, l'ascensore, dico dove vai? Ma non vado a travestirmi, perché lui ovviamente è un nobile, essendo uno, essendo un miliardario, ha dei vestiti pazzeschi di sartoria, no? Capissimo, però non vado a travestirmi, sono messo dei jeans tutti rotti, perché se arrivava così lo ammazzava. Cioè, poi c'erano i pacchi totali, tipo Schiano, che siccome arriva in palcoscenico col fazzoletto rosso, il pugno chiuso, ha avuto alcuni anni di una popolarità, sì. Mentre invece non so, i musicisti veramente fortissimi non se li cagavano neanche, perché no. Cioè, è stato veramente un periodo, infatti quando si diceva era l'epoca, si parla l'immaginazione, la creatività al potere, no? Certo. Per me era la stupidità al potere, perché c'era questo grosso malinteso, no? E poi in quel periodo, Enrico, anche tu non ti sei fatto mancare niente, come i grandi tipo Mike, sei finito anche in galera, pur non avendo commesso reati, lo specifichiamo, però ti è capitato anche questo, giusto? In una sì, nel 68, sì. Beh, quello è stato molto rischioso, perché io ero in Italia temporaneamente per perfezionare la mia pratica per la Green Card, no? La residenza negli Stati Uniti, che era a questo posto, però l'ho iniziata a New York, però devi perfezionarla nel consolato della città dove tu sei. Sì. Qui ero in Italia per quello, invece durante questa manifestazione mi hanno arrestato, per cui mi hanno bloccato tutto, no? Mi hanno bloccato, perché ho rischiato assolutamente di non riuscire a averla, e che per me sarebbe stato un disastro, una tragedia, certo. Colossale. Invece ho avuto tanto per cambiare, perché una cosa che io ho avuto abbastanza fortuna nella mia storia di musicista, per mia fortuna dopo alcuni mesi è arrivata l'amnistia prima del processo, perché hanno arrestato così tante di quella gente che
tutta questa amnistia, perché io sono andato in consolato con l'amnistia, l'ho fatto vedere, ho detto guarda, allora il console ha detto, boh, ma se il suo paese perdona lei, anche noi, ma lei giura che in America non farà politica, quasi sicuro, io non ci penso neanche. E così è andata così anche quella. Senti, un'altra domanda, perché mi ha incuriosito questa cosa, cioè nel 72 tu in America hai vinto un referendum come miglior trombettista rock. Beh no. Io ho letto, male. Beh, non esageriamo, no. Ho avuto delle recensioni strepitose, come ecco. perché io ho suonato per un anno in un gruppo di jazz rock che era prodotto da Tio Masero, tra l'altro, il produttore di Miles, che era un bel gruppo, suonavamo, cioè... Cos'è, i Gasmark, giusto? I gas mask, sì, maschera antigas. Tra l'altro è una cosa geniale perché io ero pagato, cioè era finanziato da un grosso tipo di Wall Street, no? Sai che investivano nel rock in quegli anni, no? Certo. Quindi loro avevano cooptato Tio Masero, tanto per cominciare, e noi dovevamo essere disponibili a fare 2 o 3 prove alla settimana e ricevevo come tutte le settimane un assegno abbastanza cospicuo, non dico cospicuo, però che mi permetteva di vivere discretamente. In più mi avevano preso una tastiera, mi avevano comprato una tastiera, perché lì ho cominciato a scrivere, una tromba nuova, tutte queste cose qua, e i concerti ne abbiamo fatti pochissimi, io però dovevo essere disponibile nel caso che ci fossero. Abbiamo fatto da spalla per alcuni concerti di Sly and the Family Stone. Sì, ho letto questo, che ve la siete data anche a gambe, perché c'era un pubblico molto... Sì, quello a Washington. Sì. A Washington. Che, sì, che devo dire è stata un'esperienza notevole, perché Sly era un gruppo pazzesco, cioè chi non ha sentito Sly di quegli anni dal vero non ha idea di cosa poteva essere, era una cosa strepitosa, no? Era musica bellissima, più avevano tutte le cose più moderne, no? Tipo la prima volta che avevo visto i microfoni senza fili, per esempio, poi sono diventati una cosa normalissima, però all'epoca non ho mai visto, infatti loro... La musica era talmente forte come volume che suonava qui con le cuffie, no? E senza i microfoni, senza spiriti, clips. E poi abbiamo fatto l'unico momento che abbiamo dovuto, che ho speso del tempo con loro, è stato quando stava per uscire il disco. Abbiamo dovuto, in attesa, ci hanno mandati un mese a Porto Rico, dove suonavamo tutte le sere in un club, nel club dell'albergo. Eravamo in un albergo, credo fosse uno Sheraton, molto bello. Ognuno di noi aveva un piccolo bungalow tra le piscine e il mare, no? E questo albergo era uno di quegli alberghi americani dove dentro c'è tutto. Da vari ristoranti di ogni tipo, il ristorante indiano, il ristorante francese, in più c'era un auditorium per concerti dove noi tutte le sere facevamo un concerto. La musica era discreta, nel senso che c'erano dei bravissimi musicisti, il batterista era fortissimo, si chiamava Jimmy Strasburg, è uno che ha suonato molto con Dave Liebman, ma poi è finito con Sly, a suonare con Sly and the Family Stone. Noi dopo il nostro concertino pigliavamo e andavamo in un altro albergo, che era un Hilton, dove suonava un gruppo geniale di salsa che era Roberto Ruena and the Apollo Sound, che poi l'anno dopo sono venuti a New York e hanno avuto un certo successo. E andavamo a, come si dice, sit-in con loro, facevamo un po' di pezzi con loro, era una cosa straordinaria perché la musica cubana è una musica incredibile, no? Certo. Difficilissima, tra parentesi, ritmicamente,
sembra facile, ma non è. Infatti fanno dei break e poi riuscire a capire dove devi entrare non è facile. Comunque ci divertivamo moltissimo. E io suonavamo nel pomeriggio, invece facevamo delle jam, venivano tutti i musicisti di jazz portoricani in un albergo, suonavamo, e veniva sempre uno che non era portoricano, ma credo fosse peruviano, che era Alex Acuña. Alex Acuña, madonna. Alex Acuña, che all'epoca stava a Porto Rico, eravamo grandi amici, e suonava la batteria benissimo alla Tony Wina. Poi l'anno dopo so che era andato in California, aveva suonato con Frenzy, così, e poi è finito con Weather Report, ecco Alex Acuña. Altri che venivano non sono diventati, no, c'era un pianista che anche lui è andato a finire in California, non mi ricordo come si chiamava, è andato in California anche lui a suonare con Frenzinato, eccetera. Comunque sì, è stato un mese così, ma se no, a parte quello, io facevo queste prove con loro, poi contemporaneamente suonavo nel gruppo di Razo e Raz, sì, dove c'era il Conit, tra l'altro c'era Beaver Harris, a volte c'era Charlie Hayden, a volte c'era un altro che si chiamava Louis Worrell, poi suonavo con chi? Beh, con Cecil Taylor, suonavo con Steve Lacy, perché aveva messo su un altro gruppo con me, Carl Berger, Paul Motion e Ken Carter. Quindi, io dico, suonavamo, uno immagina, non so che faceva, no, suonavamo vuol dire che facciamo delle grandi prove, no? Poi una volta ogni tanto si suonava da qualche parte. Ma nel 71 non avete fatto un concerto al Village Vanguard? Sì, sì, con Raswell, certo. Raswell. Quindi insomma, sì, era un gruppo molto strano, perché era, perché Raswell era un musicista molto particolare, era un gruppo dove, a parte il sottoscritto, c'era Steve Lacy, quindi un musicista d'avanguardia, poi Kenny DeVern, che era un clarinettista Dixon, certo, bravissimo, Kenny DeVern, poi al piano c'era Patty Bowne, che era una pianista di blues, bravissima, che tra l'altro era venuta in Italia molti anni prima con Quincy Jones. Però la sua specialità era pianista di blues. Poi c'era Paul Motion, Charlie Hayden di sicuro. Però voglio dire, stiamo parlando di, anche con Steve abbiamo fatto il MoMA, il Museum of Modern Art, abbiamo fatto, però anche lì intanto facevi, pagati male ovviamente, però era bellissimo, era così, così. Senti, ma poi valeva la pena. Una volta avete fatto anche da spalla di fronte a 80.000 persone a Janis Joplin. Sì, questo sì, con questo gas mask. Con i gas mask, sì, certo, chiaro, non quel progetto. A fine 68, sì, sì, sì. Quindi hai conosciuto anche Janis oppure? No, figurati, noi siamo arrivati, il gruppo era gas mask, ma siccome c'erano due che erano malati, hanno dato a me l'incarico. Io ho fatto un gruppo con Gatto Barbieri, c'era Lonnie Liston Smith, c'era Charlie Hayden e Jimmy Stradbull. Ah, avete suonato in una location enorme, 80.000 persone, l'avete in sì, uno stadio. Noi siamo arrivati, sono venuti a prenderci con una limousine, ovviamente, quando siamo arrivati sotto il palco e Charlie Hayden ha visto questa folla, ha detto no, let's go back, torniamo indietro, no. E difatti abbiamo fatto un concerto stranissimo, siamo partiti tra virgolette proprio free totale, l'urlo, per 20-25 minuti, un pubblico ammutolito perché non si aspettava nulla del genere, dopodiché siamo scesi di corsa e siamo scappati, siamo via scappati. E siamo ripartiti. Praticamente. Senti, mi è venuta in mente una cosa, visto che in quegli anni eri a New York, vabbè, adesso è una parentesi, magari non c'entrerà nulla, ma io sono molto appassionato anche della musica di Woodstock, sono andato spesso al museo a vedere, cioè, per caso non è che sei andato anche lì in quei tre giorni? No,
di Woodstock, no. Eri a New York in quel periodo, però, insomma. Sì. Era giusto. Sì, c'era c'era un gruppetto con cui facevamo delle prove, il cui batterista aveva suonato anche con Jimi Hendrix, si chiamava Randy Kay, il batterista. Uh-huh. Però io all'epoca ero abbastanza talebano del jazz, uh-huh. La mia apertura a altre musiche, soprattutto al rock, no? È divenuta molto più tardi. Lì per lì non me ne fregava niente. Sì, sentivo i Beatles, belli, bravi, così. Rolling Stone non mi piacevano, per esempio, no? Mentre oggi mi piacciono moltissimo. Non ero veramente... Mi piaceva molto la soul music. Io adoravo Aretha Franklin, questi qua, no? Wilson Pickett, che ne so, tutti questi. Certo, certo. Sly mi piaceva un casino. Sly anche a Woodstock. Jimi Hendrix. Ma proprio il rock and roll così, invece il rock inglese mi lasciava un po'... Cosa che invece qualche anno più tardi... Ti è entusiasmato. La musica che mi è piaciuta moltissimo. Però allora anche c'erano i dischi di... Come si chiamava? Emerson, Lake & Palmer, c'erano musicisti di jazz con cui io suonavo che erano entusiasti e io dicevo sì, però non mi... Poi invece più tardi ho capito che no. Eh sì. Ma Emerson, talebani. Ho un disco di Keith Emerson dove fa standard jazz ancora prima di suonare con gli altri. Quindi era un jazzista all'inizio. No, volevo solo dire che comunque a Woodstock sono andati dei jazzisti a suonare, l'ho scoperto lì perché sono andato nel museo. Ci ha suonato Paul Motion anche a Woodstock. Ah, sì? Sì, ha suonato con Arlo Guthrie. Ah, certo, ma perché Paul ha suonato molti anni con Arlo Guthrie, che era il figlio di Woody Guthrie, no? Certo, perché lui, certo. Difatti, Paul doveva venire con noi, con Steve Lacy, no? Quando nel 68 siamo andati in Italia, cioè in Europa, che poi io sono andato in Italia per il mio visto, no? Però come prima cosa avevamo questo gig alla radio, alla Norddeutsche Rundfunk di Amburgo, per un progetto che dedicato a noi, quindi stavamo a tenere una settimana e doveva venire Paul, mentre invece Paul all'ultimo momento ha detto no, mi dispiace, non posso venire, ma ho questo lavoro con Arlo Guthrie che non era la musica che lui voleva fare, certo, nella vita, certo. Però pagava molto bene ed era un lavoro, mentre invece con noi veniva in Europa, facevamo noi Deutsche Rundfunk, poi magari non faceva niente per 20 giorni, certo, non so, certo. Capito? Quindi sì, comunque sì, lui era partito con Arlo Guthrie. E senti, invece lì a New York hai vissuto per un periodo con Gatto Barbieri e anche con le vostre rispettive donne, giusto? Sì. È stata un'esperienza, insomma, abbastanza... Per noi eravamo molto, noi eravamo molto amici, eravamo proprio amici, cioè amici, cioè io ero come una specie di fratellino, che era più vecchio, ed era, non suonava, più era quello che mi aveva spinto a fare musicista, perché quando io l'ho conosciuto ero un dilettante così, mm-hmm. E lui mi ha aiutato, mi ha chiamato a suonare con lui a Roma, eccetera, eccetera. Quindi scusa, volevo dirti che tempo fa sono stato a Roma, al ristorante da Meo Patacca. Ah, beh, certo. E c'erano quelli che cantavano ai tavoli, che erano simpaticissimi. Mi ha detto, a un certo punto abbiamo fraternizzato un po', mi ha detto, guarda che qua c'è veniva il suonare Gatto Barbieri che rigorava, no? Cioè, c'era ancora l'eco del tuo passaggio, sì. Perché abbiamo suonato lì 9 mesi, tutte le sere. Tutte le sere, meno... Non ricordo se era meno la domenica sera o lunedì sera, comunque 6 giorni alla settimana suonavamo lì. Eravate da Meo. Per me è stato... C'era D'Andrea al piano, che non ti dico come suonava, cioè quando è apparso D'Andrea in Italia è stato come, non so, un... temporale, perché tremendo, perché no, nessuno suonava così. Lui all'epoca suonava molto la Wynton Kelly, mm-hmm. Suonava così bene, no? Suonava, guarda, era una roba
Infatti, gli americani che venivano da soli in Europa, in Italia soprattutto, tipo Johnny Griffith, questi qua, ed come prima cosa mettevano condizione di avere come nella rimica Franco D'Andrea e Giovanni Tommaso. Giovanni Tommaso era un altro che era pazzesco. Certo. È stato come il primo grande primo bassista di jazz italiano per davvero. Quindi sì, per me Gatto, comunque eravamo diventati proprio molto amici, no? Quindi poi mi dicevi che lui aveva molta paura per uscire per New York, dove si sembra un po' trascinato. Sì, lui ha avuto dei periodi di paranoia assoluta, no? Quindi e quando uno è in paranoia gli succede di tutto. Infatti mi ricordo sempre un giorno che stavamo andando downtown, eravamo in autobus e lui era affacciato così alla finestrina dell'autobus, è passato uno, pa, gli ha dato uno schiaffo tipo amici miei, no? Sì. E lui mi ha detto, ecco, vedi che ho ragione io a non voler uscire, non so. Però l'altra volta, siccome noi stavamo a un certo punto stavamo nella 96 e Lexington, e lì la 96 scende verso il fiume, no? Verso qua, verso l'East River, scende, e un giorno ha telefonato, no, com'era la storia? Ah sì, perché c'era il ghiaccio, c'era stata la neve, ghiaccio, la strada ghiacciata, e lui non riusciva a fare la salita a piedi. Ci ha chiamati da una cabina telefonica, venite a prendermi, non ci riescono, perché siamo andati a prenderlo. No, aveva veramente... Poi di colpo esplosa la sua... Sì, con l'ultimo tango in poi, insomma, da lì sì, sì, l'ultimo tango ha rafforzato, però la cosa veramente, la grande svolta è stato quando ha fatto il primo disco per Bob Till, The Third World, che quello, e poi quello subito dopo, come si chiamava, quello con gli argentini. Sì, adesso non mi ricordo il titolo, però mi ricordo questo disco, però insomma... Ecco, lui era già con gli argentini e ha fatto il festival di Newport, che all'epoca però si faceva a New York, al Central Park. Ah, quindi non a Rhode Island. Si era spostato a New York. Ah, okay. E ha fatto quel festival lì ed è stato incredibile, perché con tutti gli argentini che erano arrivati da Buenos Aires, i percussionisti, eccetera. Gli americani c'era Abercrombie e Paul Mosha. E questo concerto era doppio, c'era prima di lui suonava come cazzo si chiama, il tenorista, quello con la barba, quello Forest Flower. Ah, Sonny Rollins. Cosa? No, no. L'altro, quello, sì. Dai, Forest Flower. Quello che aveva il gruppo con Keith Jarrett. Cecil McBee. Jack DeJohnette. Un vuoto totale, non mi ricordo neanche. Sì, famosissimo era. Aspetta, guarda, a sto punto, guarda, ormai io mi affido a Google, perché intanto ho dei vuoti di memoria mostruosi. Forest Flower, Charles Lloyd. Charles Lloyd. Suona Charles Lloyd, non con quel gruppo lì, ovviamente. Non era più quel gruppo lì, perché quel gruppo lì era pazzesco. Però era un bel gruppo, suona prima lui e poi Gatto, no? Io ero a questo concerto, pieno di gente, Central Park, non puoi sapere. E giuro, arriva Charles Lloyd, alza il sassofono così, lo abbassa per fare la prima nota e in quel preciso istante scoppia il finimo, viene giù dal cielo. Come guarda, veramente sembra una cascata proprio. Per cui la gente, tutti che scappavano sotto gli alberi, di colpo lui ha continuato il concerto sotto questa pioggia torrenziale e non c'era più nessuno, tutti fuggiti, no? Migliaia di persone fuggite. Poi finalmente finisce il suo concerto, arriva Gatto con gli argentini in palcoscenico e in quell'istante proprio
le nuvole si aprono, c'è il sole, la gente ritorna, il gatto comincia a suonare, c'è un successo pazzesco. Cioè, è stata una cosa incredibile, tipo il destino che ha deciso che era gatto quello che... E la cosa, il successo si è ripetuto poche sere dopo al Festival di Montreux. Poi nel frattempo è uscito anche l'ultimo Tango Parigi, quindi da quel momento lì il gatto è diventato, è stato, chi non c'era non so può ricordare, però per un certo numero di anni è stato il numero uno, cioè era popolare come Miles, era più popolare di Rollins, cioè vinceva tutti i referendum. E poi se l'è giocata malissimo, perché anziché insiste, ha creduto di poter diventare veramente una pop star, per cui anche questo spinto molto la sua moglie, per cui ha chiamato Santana, ha cominciato a fare una musica che era una specie di disco latino, e ovviamente, come molti credono che un musicista di jazz è bravo, può fare benissimo. Invece non è vero niente, di fatti non ha funzionato, non è diventato Santana, assolutamente no, ha perso il pubblico di jazz e non ha guadagnato quel pubblico lì, e si è fottuto, nel frattempo si è sputtanato completamente tutti i soldi, comunque. Poi è tornato al jazz, io mi ricordo che ho visti a Umbria Jazz una ventina d'anni fa più o meno. Sì, vabbè, ma non era più il gatto Barbieri, né come suonava, né come appeal, come non era, capito? Cioè, no, lui si è giocata, soprattutto sua moglie, si sono giocata veramente malissimo, hanno sprecato, cioè, io credo che non... Pochissimi hanno avuto quel tipo di de-escalation, diciamo. Sì, ma soprattutto arrivare a quel punto lì, cioè, chi non c'era non ha idea di com'era popolare Gatto in quei pochi anni, no? Sto parlando del 72, 73, 74, 70, era una cosa pazzesca, no? Un altro mito con cui tu hai avuto una grande amicizia era João Gilberto. Sì, con João. Ma lui, quando stava a New York, perché stava non lontano da dove stavo io, lui mi telefonava qualunque ora, perché lui non aveva orario, no? Lui quando si svegliava era mattina, anche se fossero state le 7 del pomeriggio. E quando aveva sonno andava a dormire, era notte, magari erano le 10 del mattino. Cioè, no. Quando mangiava, quando aveva fame, mangiava. E viveva sempre, lui non usciva mai, stava in casa sempre con un pigiama addosso e la chitarra in mano. E non c'era modo di farlo uscire, difatti... Un giorno sono arrivato che avevo dei pantaloni nuovi, ma tu, ma che belli questi pantaloni, ma come sei fortunato tu, io, perché? Ah, perché tu puoi uscire in un negozio, i pantaloni, io non potrei mai, così, era veramente un personaggio, infatti il primo periodo che lo frequentavo a New York, lui stava con sua moglie, che era Miuscia, che era la sorella di Chico Buarque. Sì, certo. E la figlioletta che era ancora in culla, che era Bebel, che è diventata anche lei una cantante. Certo, Bebel, no? Gilberto, insomma, chiaro. Sì. E quindi, ma lei era in una culla, avrà avuto 8 mesi, una roba così. E dopo un po' la moglie non ne ha potuto più, è partita, se n'è andata. Beh, insomma, era difficile stare con lui. Lui era lì, non poteva crederci, ma com'è possibile? Ma che cosa fa? Ma io ho fatto di tutto per lei, ma pensa che ho imparato anche a versare lo zucchero. Sai quegli affari per lo zucchero che sono in America, no? Che sì, certo. Così esce da un... noi non li usiamo, ma in America ci sono quelli. Lui ha imparato perfino a... Secondo lui era fondamentale, motivo per cui lui non doveva assolutamente andare.
era fuori come una campana, però veramente telefonava magari alle 5 del mattino, come va, sì, io andavo spessissimo a casa sua, si metteva, come entravo cominciava a suonare. Oh, che meraviglia. Suonava magari lo stesso pezzo. Non avete mai inciso niente però insieme? No, lui diceva tutto il tempo, ma voi musicisti di jazz fate troppe note, perché fate tutte queste note? Cercate di fare solo le note necessarie, diceva. Eccolo qua, vedi, che infatti ecco. C'è il libro, ecco, che non è a caso questo titolo, no? No. Tra l'altro, se posso prendere una parentesi, io, anche se questi libri hanno una certa età, perché hanno una decina d'anni, io li consiglio perché questi libri sono meravigliosi, cioè ci sono... In particolare... Gli incontri. Sì, beh, questo è da sbellicarsi dalle risa, questo è fantastico questo libro. Io lo consiglio anche a un non appassionato di jazz, perché c'è la storia di un uomo che ha affrontato la vita sotto vari profili, ma con un grande umorismo, oltre che chiaramente la sua parte artistica, no? Quindi è un libro ricco di aneddoti, ricco di storia, e c'è un po' di storia del jazz, un po' di tutto il mondo, insomma, quindi sono due libri interessantissimi e divertentissimi, li consiglio, no? Più o meno, quante copie hanno venduto i tuoi libri, per curiosità? Se lo sai. Guarda, magari... il minimum fax non lo so, credo abbastanza. I Feltrinelli ne ha vendute, credo, 6-7 mila, che è pochissimo. Non è tanto 6-7 mila per un libro di jazz. Per me è pochissimo, perché ed è colpa loro, perché l'hanno fatto uscire a giugno e mi hanno fatto saltare la fiera del libro di Torino. Devi sapere che io a Torino, per esempio, in quegli anni facevo tipo un concerto all'anno al Teatro Regio ed era tutto prenotato, sold out, che un mese prima a Torino, perché chiaramente la mia città c'è tutta una serie di... ecco. Quindi si sono persi la fiera del libro di Torino, in più l'hanno fatto uscire a giugno, per cui avevano già chiuso Che tempo che fa di Fazio, no? Dove invece sarei andato sicuramente insieme a Bollani, che era diventato culo e camicia con loro, certo. Avrei magari anche suonato un pezzo. Da fatto vuol dire vendere il libro 10 volte di più, quindi sono riusciti a farmi perdere le due cose, a farlo a giugno, che è un mese assolutamente assurdo per fine giugno per un libro. Quindi, ma scusa, Enrico, ma un libro così non si poteva tradurre in anche più lingue? Sì, beh, sai, bisogna che ci sia qualcuno che lo vuole pubblicare, no? Non c'è mai lo volevano fare in francese. Ma ancora 2-3 anni fa c'era questa storia, poi non so cosa è successo. Non si è. Ma sai, a parte il fatto che questo libro, io ho litigato con loro per il titolo, perché io non lo volevo quel titolo, Incontri con musicisti straordinari, perché c'è la mia foto che suona la tromba, a parte che è uguale all'altro libro, poi c'è scritto Incontri con musicisti straordinari, poi sotto c'è scritto, sottotitolo, La storia del mio jazz. Dico, ma ragazzi, non esageriamo, allora mettete anche, cioè, questo libro non parla di bocce, non c'è bisogno di essere così. Difatti io lo volevo, che tanto per cominciare, io volevo chiamarlo Easy Living. Allora, no, il libro in titolo in inglese, dico, ma è il titolo di una canzone, a parte un mio disco. No, ok, mettetelo in italiano, Vita facile, è un titolo ironico, perché quando tu così smaccatamente presenti un libro sul jazz, questo libro tu sai con certezza matematica che dal primo giorno andrà a finire nella sezione, nelle librerie, nella sezione musica, dove non c'è mai un cane, cioè proprio se tu volessi stare tranquillo, che nessuno ti rompa le palle, eccetera, vai in una libreria, una sezione di musica, stai lì tranquillo e pensi ai fatti tuoi, no? Perché se invece loro lo presentavano in un'altra maniera, perlomeno magari all'inizio andava nelle novità, no? Andava in vetrina, cioè non finiva subito in quel ghetto maledetto dei libri sulla musica, dove nessuno ci pensa neanche di mettere il piede. Quindi
solo che a un certo punto il rapporto era ottimo col mio editor, no? Per cui ho detto, vabbè, proprio non vogliono capirla, mettano il titolo che vogliono, però mi ha fatto veramente incazzare perché non mi piaceva. Poi questo gioco, no, col libro di Gurdjieff, no? Incontri con personaggi. Sì, certo. Quindi... Senti, scusa, prima avevi accennato la Francia, mi è venuta in mente un'altra cosa. Volevo chiederti di due o tre musicisti con cui tu hai collaborato, che hai conosciuto, che magari non sono così noti, però per esempio Barney Willing, tu l'hai menzionato un po' di volte nel tuo libro, no? Sì, io adoravo Barney Willing. Infatti, l'ha suonato con Miles nell'ascensore per il patibolo. È una cosa sensazionale come suonava Barney. Infatti. Sì, io ci ho suonato parecchio. Abbiamo anche fatto due dischi insieme, dischi suoi, uno si chiama Passione, l'altro non mi ricordo come si chiama, era un musicista straordinario, a parte che quando lui ha suonato con Miles aveva 19 anni, e si era proprio e suona, se tu senti come suona, da paura, suona con un aplomb incredibile, cioè dici, com'è possibile che uno così giovane... abbia questo relax a suonare con Miles, perché Miles già allora era il top del top, no? E lui mi raccontava di Miles che mentre lui faceva i soli, no? Mentre lui Barney faceva i soli, ogni tanto arrivava Miles nell'orecchio e diceva: ma perché suoni queste note di merda? Gli diceva così. E lui stava malissimo. E poi ha saputo invece da non so da chi, che a New York... che suonava con Anne Mobley, no? Sì. Lui tutti i giorni diceva a Mobley: guarda, a Parigi c'è un ragazzino che ti fa un culo così. Ma questo era tipico di Miles, era uno che voleva un po' stimolare alla sua maniera, un po', no? Infatti lui tutte le volte che andava in Francia chiamava Barney e passavano... Barney era fantastico, era un personaggio, un po' sottovalutato un po' nel mondo del jazz, forse meritava un po' più. Beh, no, guarda, in Francia era una specie di dio. Ah, ok, quindi Francia lo hanno considerato. Francia era, ma era un personaggio stranissimo lui. Cioè tipo cosa? Tipo che lui per esempio a un certo punto stava con la figlia di... il proprietario di una catena di supermercati, una roba del genere, e lui voleva fare il regista, no? E ha convinto il padre di questa ragazza a finanziargli un film in Africa, per cui lui ha fatto questa spedizione in Africa con tutto, con i vari SUV, no? Fuoristrada, con tecnici, è partito... quantità di soldi inverosimile ed è sparito completamente, no? Non si mai, più nessuno l'ha mai più visto per anni, tant'è che dopo un certo numero di anni l'avevano dichiarato morte presunta. È fantastico, in Francia. Però nel frattempo, proprio per via di questa storia così, questa sparizione, è uscito un fumetto in Francia che ha avuto un successo enorme, che si chiamava La Note Bleue. Un fumetto il cui protagonista era uno che si chiamava Barney e suonava il tenore ed aveva la faccia di Barney Miller, no? Quindi certo. E questo fumetto ha avuto un successo enorme e questo personaggio del fumetto Barney era diventato un personaggione, come non so, qui la Pimpa oppure certo. Ciputi. Poi lui è tornato invece, è riapparso, e era sempre, risultava defunto comunque, no? È tornato e ha scoperto questa cosa e si è rimesso a suonare, ha fatto però soltanto in contanti, e senza avere né un indirizzo né un conto, cioè lui praticamente ha lavorato per parecchi anni come fosse morto, per il fisco francese lui era morto e non voleva assolutamente, infatti era irreperibile, no? Cioè, io l'avevo conosciuto nel 68 a Parigi, avevamo vissuto insieme una specie di...
Però poi invece lui mi ha chiamato per fare un festival a, credo era a Le Mans, e ci siamo trovati benissimo e poi mi ha chiamato a fare un disco per il Giappone, che è un disco che mi piace moltissimo, e lui continuava a essere praticamente, teoricamente non esisteva, mentre invece era conosciutissimo, era una storia veramente allucinante. Ma tipo, se voleva andare in Giappone, come faceva? Non aveva i documenti? Ma infatti non andava in Giappone. Appunto, ecco, A parte che lui, siccome aveva il doppio passaporto, perché lui era, suo padre era americano e sua madre era francese, quindi io credo che lui rimanesse ancora funzionante l'altro. Quell'altro, ok. Si giocava al jolly con Comunque è stata una cosa veramente... E poi purtroppo avevamo anche in progetto un sacco di concerti anche in Italia, però poi è morto. In che circostanze? Che non l'ho mai saputo. Un tumore veloce, molto veloce. Infatti un giorno mi ha telefonato se potevo andare a fare, sostituirlo, che doveva fare un concerto con Johnny Griffin, e gli ho detto che non potevo. Ho detto, ma come mai? No, ma non sto tanto bene, ma dopo pochi mesi era morto. Senti, un altro musicista non famosissimo con il quale però tu hai avuto a che fare, che era Bill Dixon in America. Ah, Bill Dixon, sì, sì. Che avevi fatto un tour con lui in Vermont, che hai detto che era un paese bellissimo, che hai fatto un... No, lui insegnava al Bennington College, che è un college meraviglioso, che fino a qualche anno prima era un college femminile, belle arti, eccetera, eccetera. Tant'è che nel libro di Scott Fitzgerald, The Last Tycoon, che in Italia ha questo titolo che non si capisce perché, sì. Gli ultimi fuochi. Ah, gli ultimi fuochi, ok. Che è l'ultimo libro di Scott Fitzgerald. In quel libro lì la protagonista, cioè la figlia del protagonista, va e è in questo college, al Bennington College, no? Bennington. Nel Vermont, un posto di una bellezza. E poi da alcuni anni aveva aperto anche ai maschi, per cui era diventato un college misto, dove però si insegnava belle arti, danza, tutta una serie. E Bill Dixon insegnava lì musica nera, però in connessione di balletti, perché difatti lui stava con una ballerina che si chiamava Judy Dunn, che era ex partner di Merce Cunningham, che è stato questo grandissimo coreografo, no? Quindi lui era lì, stava da Dio in questo posto meraviglioso, aveva una Jaguar, quella Jaguar a due posti, pazzesca. Ma la passava bene la Bill Dixon. La passava benissimo. In più piaceva moltissimo perché era un bel uomo. Poi era simpatico. Cioè, a vederlo dalle foto sembra una specie di professore palloso, mentre invece era una specie di playboy. Quindi piaceva moltissimo le ragazze, impazzivano anche perché i maschietti o si facevano oppure gli interessavano altre cose, non gli interessava il sesso femminile, per cui Bill era una specie di così di agognato, no? Era un modello. Sì, e con Bill niente, a lui piaceva molto perché lui era un grande ammiratore di come suonavo io nel disco di Steve Lacy, The Forest and the Zoo, della ESP. E infatti lui a me piaceva molto lui perché lo conoscevo dai dischi con Cecil Taylor. E lui mi ha chiamato, ha proposto di andare in Vermont a fare un lavoro con lui, con un balletto.
Te la sei passata bene tu, insomma. Sono passata benissimo. Senti, invece con Carla Bley avete avuto ogni tanto dei problemi perché era troppo sexy e vestita in modo provocante, quindi sbagliavate gli attacchi. Beh, sì, non era facile. Non era facile. Avete inciso un po' no, di lei era, no, no, un po' no, io ci sono solo in Escalator Over the Hill. Over the Hill. Che è un'opera colossale dove ci sono tutti i jazzisti d'avanguardia dell'epoca, da Don Cherry a Gatto, Raswell, però poi c'è anche Rick Clapton, c'è un sacco di... è un'opera, non so quanti dischi sono, una cosa pazzesca, ci ha messo non so quanti anni a farla. E questa è comunque, c'era questa orchestra, si chiamava Jazz Composer Orchestra, che era stata inventata praticamente da Carla, dove io ho suonato parecchio, davano l'incarico per dei concerti a diversi musicisti, io per esempio ho fatto quello con De Barrel, ho fatto quello con Rasmerat, che abbiamo fatto anche un disco, ho fatto quello con Bruce Jones, no, ma comunque nel frattempo io però avevo cominciato a scrivere la mia musica e avere i miei gruppi, io il mio primo gruppo, e ho suonato anche al Vanguard con il mio primo gruppo che era con Richard Bayrack, poi batterista si chiamava Jimmy Madison, che era il batterista di Roland Kirk. Poi c'era chitarrista che si chiamava Bruce Johnson. Ah, Bruce Johnson, certo. Sì. Poi non mi ricordo chi altri. Comunque abbiamo fatto questo. In realtà non era Richard Bayrack, era John Schroeder, che era il pianista di Sarah Vaughan, bravissimo, un po' monchiano. Poi è subentrato Richard Bayrack. E poi sono rimasti soltanto tromba, chitarra, basso e batteria. Nel frattempo la chitarra è diventata John Abercrombie. Il primo disco che abbiamo fatto per la CM, che è stata un po' la svolta per me, è stato con Abercrombie, Pale Danielson e Jon Christensen. Però io ne avevo fatto uno prima, che era il disco che ha dato benissimo per la BASF, che è una casa tedesca. Scusa, c'ho un... E non ti preoccupare. Un disco si chiamava Cacciarpari Rava. Ma certo, scusami se ti interrompo un attimo. Ho visto su Spotify che è quello che ha più visualizzazioni. Ma va? Sì. Dei miei dischi, dici? Sì, sì, ho visto l'altro giorno, aveva 300 e quasi 400.000 contatti. Sì, del 73. Sì, del 73. Esatto. E lì c'era Abercrombie, Chip White, che è un bravissimo batterista americano. È morto un anno fa, non è poco tempo fa. Ma no, non mi dire, sei sicuro? Sì, sono quasi sicuro, penso che sia morto nel 2020, credo. Ma vado a vedere. Sì, credo di sì. Chip, lui era molto carino, guarda. E poi è Bruce Johnson al basso. Aspetta, poi ogni tanto arriva una rottura di coglioni qua. sì, c'era questo disco l'abbiamo fatto... Cioè, ho fatto una piccola tournée in Italia, no? Che era già lì, io avevo cominciato a venire a fare delle tournée e andava molto bene perché ero già diventato, grazie alle mie cose in America, ero diventato molto conosciuto in Italia, in Europa. Quindi c'ero a fare queste tournée, questa tournée era andata benissimo. E la prima sera suonavamo in Piazza del Duomo, c'era un bellissimo club che si chiamava Jazz Power, che era della Motta, no? E al primo piano proprio è venuto un giornalista che si chiamava Giacomo Pellicciotti, e gli era piaciuta moltissimo questa cosa, e ci ha proposto di registrare, che lui aveva una connection con la MPS BASF. Per cui il giorno dopo siamo andati in studio, abbiamo fatto questo disco, il disco è andato in Inghilterra, ha avuto delle recensioni strepitose, no? In Germania era il disco del mese, o non so che cazzo. Difatti,
quando poi sono tornato a New York, mi ha contattato Manfred Eicher dell'ECM, che aveva visto questo disco, gli è piaciuto un casino e mi ha proposto di entrare nella sua scuderia, diciamo. Sì, io però nel frattempo invece mi aveva cooptato un agente che era un pazzo, una specie mezzo Apache e mezzo indiano americano. Come si chiamava? L'ho letto. Si chiamava Jack Tafoya, un personaggio che non puoi sapere, un personaggione. Che era un po' borderline con la legge anche, no? Era sì, un po'. Sì, beh, lui spacciava, no? E comunque cantava molto bene. E lui mi ha procurato un contratto dove mi ha dato un pacco di soldi con la Paramount, dove dovevo fare un LP e un disco per i jukebox. Per i jukebox? Dalla musica di Serpico, il film Serpico. Allora, questo che non mi interessava assolutamente farlo, però era un po' la condizio sine qua non per fare l'LP. L'LP avevo chiamato Abercrombie, Jack Dionette, Herb Buschler, poi c'era Ginny Lee, una cantante fantastica. E invece per questo, Howard Smith alle percussioni, invece per questo... Ma pronto? Cosa sì, ti sento. Ti sento, è andata via, sento. Siamo di nuovo... Per questa per questo, come si chiama questo disco per i jukebox, c'era un'orchestra d'archi, poi una ritmica pazzesca perché aveva la batteria, non so se ti ricordi chi era, Bernard Purdy. No, purtroppo no. Bernard Purdy è stato il più grande batterista di soul music, e tra l'altro suonava con la batterista di Aretha Franklin, Bernard Perry. Comunque, ho fatto questa cosa, poi non so cosa è successo, comunque loro non hanno rispettato, cioè in realtà era un trucco quello di farmi fare anche il disco che avevo fatto, ma quello non gli fregava, io non lo facevo neanche uscire. Comunque io con un avvocato sono riuscito a rompere il contratto con la Parma, entrare in possesso dei nastri e tenendomi i soldi peraltro, e con questi nastri sono andato a Buenos Aires, ho inciso dell'altra musica, ho preso i pezzi più belli incisi a Buenos Aires e i pezzi più belli fatti a New York, messi insieme e li ho dati alla ECM. È un disco che si è chiamato Quotation Marks, è uscito per una che era una come si dice, una specie di un'etichetta della ECM che si chiamava JAPO, Jazz by Post, e contemporaneamente ho registrato il mio primo disco per l'ECM. Senti, e adesso poi è inciso da poco per l'ECM, credo, il disco con Fred Hirsch. Sì. Cosa mi puoi dire di questo disco? Mi hai detto per telefono che eri contentissimo, che insomma... Sì, è la prima cosa che ho fatto, la prima volta che ho suonato dopo l'operazione. Quindi anche dopo essere stato fermo senza toccare lo strumento per 3 mesi. Poi mi sono andato a fare un paio di settimane, sono andato a fare questo disco con la quasi certezza di non riuscirci, perché il labbro... E invece io penso al disco che io abbia fatto una vita dove io suono meglio. Non ho mai suonato... Cioè, io sono molto autocritico, difficilmente sono contento di... Quando sento i miei dischi, mi innervosisco. Questo no, questo è bello, è bellissimo. Beh, io non ho mai suonato così bene. Ti ho sentito a Padova jazz 2 mesi fa, è stato un concerto delizioso, delizioso proprio. È stato 2 giorni dopo, 2 o 3 giorni dopo il disco. Sì. Infatti, allora vedi che è tutto il disco è incredibile. Difatti anche Fred mi ha scritto proprio l'altro giorno per dirmi che aveva parlato con Manfred, che Manfred è impazzito con questo disco.
No, no, io ne ho fatti 20 per lui, no? Mai l'ho visto così. Ma lui ha presenziato infatti, durante la registrazione? Ah, beh, certo. Sì, ma non era... sì, ma lui può essere un peso in una registrazione. In questa qui era un entusiasmo, non l'ho mai visto così, no? Abbiamo fatto un pezzo completamente improvvisato, che è venuto, secondo me, il pezzo più bello del disco. Quando abbiamo finito, ho sentito uno che ha detto «Fantastic!» Ma che era Manfred, tutta bella. Meglio così. E quindi... esce fra quanto poco tempo, vero? Credo sia imminente l'uscita. Penso a settembre. A settembre, quindi abbiamo aspettato. A settembre, perché nel frattempo a gennaio sono usciti il disco del... beh, il disco Fred, ah, con il disco un quartetto, di... con un quartetto d'archi. È un disco mio, non per la ECM, ma per la TUM, che è questa casa finlandese che fa Vadada Leo Smith, no? Mm-hmm. Sì. In trio con Andrew Cyril e William Parker, che è un progetto di Cyril comunque. Mm-hmm. Quindi è uscito da poco e quindi sarebbero troppo... In più a ottobre era uscito il mio live. Esatto. Quindi uscirà a settembre. Ok, vabbè, quindi allora avremo tempo di ascoltarlo. Ma senti, un'altra cosa, non abbiamo parlato né di Miles né di Chet, perché tu hai parlato tante volte di loro nelle interviste, no? Quindi magari te lo risparmio, perché sennò, insomma... però una cosa, una curiosità ho. Secondo te, come è morto Chet Baker veramente? Perché ho letto anche dei libri in merito, La lunga notte di un mito, altre... però ci sono mille dubbi su cosa sia successo veramente. Tu che impressione hai? Secondo me è una cosa che in America facevano normalmente. Lui è morto di overdose in camera e l'hanno tirato giù dalla finestra perché non lo trovassero morto di overdose in camera, che gli chiudevano l'albergo. Mm-hmm. Secondo me è evidente. Non è che uno cade, anche perché le finestre delle case olandesi, come tu ben sai, non sono come le nostre, sono quelle finestre per cadere è impossibile praticamente. Infatti, capito? Nel libro che ho letto dicevano proprio questo, che era impossibile che cadesse, insomma, quindi non si spiegava. L'hanno tirato giù, difatti l'hanno tirato giù con tutto, con la roba, con tutto. Pazzesco. Adesso sono andato lì, c'è una targa, a questo hotel dove lui è morto, sì. Amsterdam. È stata tremenda, perché... tu l'hai conosciuto bene, perché anche col tuo amico Franco Mondini, insomma, lui sì, no, io conoscevo benissimo, guarda, cioè, a parte che avevamo fatto un concerto insieme da poco a Torino. Ah, no, io... sì, sì. Per me è stato uno shock, tra l'altro l'ho saputo, io stavo suonando a Parigi, in un club, quella sera lì, e nell'intervallo mi hanno detto, sai che è morto Chet? Ah! E sono rimasto di merda, perché io adoravo Chet e lo adoro tuttora, no? Certo. Però... poi tu sei stato anche al funerale di John Coltrane nel 67. Sì. E tu l'hai anche conosciuto John Coltrane? Io l'ho conosciuto anni prima con Gatto Barbieri, quando è venuto a suonare a Milano col quartetto, e come Gatto, quando stava ancora in Argentina, sai che in Argentina lavorano molto bene la pelle, no? Aveva fatto fare una bellissima custodia per il tenore con le iniziali in argento JC, John Coltrane. L'aveva mandato alla Impulse, che era la casa per Coltrane. E quando siamo andati a sentirlo a Milano, nell'intervallo siamo andati nei camerini, e ci hanno fatti entrare, non so come mai, e c'era lui lì e aveva questa custodia che gli aveva mandato Gatto. Per cui Gatto ha detto, sono quello che... Allora lui l'ha abbracciato, poi mi ha dato la mano, ed era lì con una ventina di ance sul tavolino che rompeva le ance di merda, così. Stasera ho suonato malissimo, ho fatto un concerto della Madonna, ho suonato malissimo, guarda, con l'ancia. Poi è venuto in un club
dove Gatto ha suonato con Elvi. No, no, era e lì, l'ho conosciuto così, poi Barbe è finita lì. Così come ho conosciuto Monk, così anche con, Monk, tramite Steve, perché Steve aveva suonato con Monk. Steve aveva suonato un mese, credo, con Monk, col quartetto di Monk. Hai conosciuto anche Pannonica? Pannonica no. Pannonica no, no, lui era solo. Perché so poi Pannonica lui... mica abitava con Pannonica, lui no, è morto da Pannonica. Ah, ecco, è morto da Pannonica, ma pensavo appunto si frequentassero, quindi lui utilizzava un suo appartamento, però non avevano più contatto. Sì, no, lui quando ha deciso che non voleva più suonare, si è ritirato a casa di Pannonica, nel New Jersey, credo. Mm-hmm. Poi è morto lì, mi sembra. Però nel frattempo, io l'avevo conosciuto, lui era venuto a fare un concerto a Lecco, al Festival di Lecco, e io e Steve eravamo andati a sentirlo, e poi Steve era andato a salutarlo, perché aveva suonato con lui, era stato molto caloroso, mi aveva stretto la mano, poi mi era quasi stritolata. Dopodiché in macchina siamo andati a Milano, c'era Polillo, ti ricordi, il direttore, sì, di musica, Polillo, certo. Che era anche l'organizzatore di Lecco. C'era Monk, Polillo, Steve Lacy, io, la mia prima moglie e la compagna cosiddetta di Steve Lacy, no? Irene Abbey. Mm-hmm. Siamo andati in un bellissimo bar a Milano, niente, Steve e Monk stavano lì al bancone in piedi, noi altri lì a ascoltare cosa dicevano, e ogni due parole Monk diceva cognac e ti mandava giù un cognac. E Steve, il cui sogno era di essere Monk, anche lui, cognac. Sono andati avanti così mezz'ora, non so, avevano avuto una quantità di cognac. A un certo punto Polillo fa a Monk: ah, Thelonious, è ora di andare, che domani mattina hai l'aereo presto. Right, man. Dà la mano, abbraccia Steve, dà la mano a me, me la stritola un'altra volta e esce tranquillo con una pacca. 3 secondi dopo Steve è come nel film, difatti credo che l'hanno presa da quella storia lì, come nel film Round Midnight. Steve andato giù, praticamente in coma, non è stato verso di svegliarlo. Irene, mia moglie e io abbiamo preso così per i piedi, l'abbiamo messo nella mia macchina, l'abbiamo portato nell'albergo dove dormivamo, l'abbiamo portato sul letto, è rimasto in coma 2 giorni, credevamo. Orca miseria, si è bloccato di nuovo. No, adesso che volevo chiudere. No. No. Proviamo a vedere se riusciamo. Così gli dico: guarda, facciamo 10 minuti massimo e chiudiamo. Scusate, no, le prossime saranno molto più corte. No, un'ora e 10 sono più un no? Sì, sì, no, ma ah, sì, sì, no, ma certo. No, sì, ma sai quanto hai da chiedergli ancora? Aspetta che provo a chiamarlo. Sì, spero di... No, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. No, lasciate la riunione, aspetta, adesso forse... Come funziona? Eccolo. Ehi. Oh, fantastico, sei tornato, meraviglioso. Mi senti? Sì, sì. Ah, perfetto, perfetto. Ecco, allora eravamo rimasti a Monk, che ha fatto delle cose bellissime. Non mi fa incazzare che tu sei abbronzatissimo, io sono pallidissimo. Non riesco, no, a capire cosa. Giuro mai. Che è un effetto della luce, perché io sono pallidissimo. Quindi ringrazio i tecnici, anzi Michele Ricci, Alberto Folchini e Franz Corsini, che sono qua pazientemente dietro di me, che sono bravissimi, e quindi ecco, li ringrazio pubblicamente. E, senti, un paio di cose ancora, perché appunto sennò i tecnici qua fra un po' ci svengono, no, perché devono, in realtà perché c'è il teatro, adesso devono aprirlo tra un po'. Però volevo chiederti ancora un paio di cose molto più leggere, così, tipo Paolo Fava Fiorello, che cosa mi dici? Beh, io adoro Fiorello, quindi
È fantastico. Guarda, io quando ho visto la prima volta la sua imitazione mi sono piegato in due. Ma poi abbiamo fatto anche un duo, non so se l'hai mai... No, il duo con Fiorello duo. Non l'ho mai visto. No, non ho mai visto. Sì, abbiamo fatto un duo nella sua trasmissione. Ah, dai. Quindi devo guardare... C'è su YouTube? Non lo so, io so che abbiamo fatto questo duo che... Era... Proverò a guardarlo. Poi era molto comico perché mi dicevano i suoi, quelli che lavoravano con lui nel gruppo di lavoro, no? che preparava i programmi, no? Sì. Che non ne potevano più perché lui all'inizio era così per fare, ma poi si è appassionato, per cui quando erano lì che lavoravano c'era questo qua che rompeva i coglioni tutto il tempo con la tromba, tutto il giorno, sì, difatti si era intrippato moltissimo. Oh madonna, fantastico. No, quello è stato carino. Senti, io sai che mi ero preparato un sacco di domande, ma non ce la facciamo più perché appunto devo andarmene via da questa location. Senti, una curiosità, io ho letto nel tuo libro che tu sei bravissimo a fare la maionese. Sì. È vero. Qual è il segreto? Cos'è? Dai, così anche le massaie, diciamo, saranno interessate a questo video. Il segreto è ovviamente è di mantenere una velocità costante e ovviamente di non invertire mai il giro, il cammino, diciamo, cammino. Assolutamente no, ma quello è ovvio. Una velocità costante e avere pazienza soprattutto. Poi si può accelerare un po', ma non troppo. Ok, questo è lo segreto. E senti, un'ultimissima cosa. Io avevo letto, avevi scritto le cose bellissime su tua madre. Sì. E tra l'altro una volta, circa una ventina d'anni fa, io te eravamo dopo un tuo concerto nell'Hotel Lauri nel parco, e mi raccontavi che tua madre era ancora viva, che guidava tipo a 90 anni, quindi era una persona attivissima. Sì. Però hai scritto delle cose molto belle di lei, insomma. Beh, sai, la mamma, sempre la mamma. Sai, la mamma, sì, ero molto legato a mia madre, anche se ci vedevamo poco. Poi diciamo che... Ecco, suonava benissimo. Però suonava classico, giusto? Lei era una pianista. Sì, ma benissimo, ma molto bene. Aveva una lettura a prima vista, cosa che io non ho ereditato. Una lettura a prima vista. Difatti un giorno ero arrivato da Buenos Aires, avevo comprato degli spartiti di tanghi antichi, bellissimi, che però io mettevo sul pianoforte e non ero assolutamente in grado di decifrare. Un giorno è venuta mia mamma a casa mia quando abitavo le Cinque Terre e le ho detto: ah, ma senti, puoi suonare questi? Dico, no, guarda, non suono più ormai, c'ho l'artrite. No, ma dai, fammi. Vabbè, sono gliel'ho messa lì e guarda, cazzo, che fortuna, no? Che bellezza, no? Proprio, per me è una cosa irraggiungibile, no? La lettura a prima vista per me è una specie di sogno. Invece tuo padre era uomo azienda, quindi voleva che tu andassi a lavorare con lui, e quindi c'è stato un po' uno scontro, no? In questo senso. Sì, c'è stato. E se fosse ancora vivo tuo padre, cosa gli diresti adesso? Ho detto che avevo ragione io, gli direi. È stato un bello stronzo, sei stato. Però si era un po' ricreduto alla fine, no? Avevo letto che quando era venuto a trovarti in America... Sì, sì, più o meno. Comunque lui non ha assistito al mio... Alla tua escalation. No. Cioè lui, sì, quando lui è morto, io già... mi mantenevo bene suonando, ma non avevo ancora fatto un disco. Difatti il mio primo disco, che si chiamava Il Giro del Giorno in 80 Mondi, è uscito esattamente, sono andato a ritirarlo un paio di giorni dopo che se n'era andato mio padre. Se n'è andato abbastanza giovane, perché aveva 67 anni. Senti Enrico, io veramente avevo tante domande anche sull'Argentina, sul Brasile, però non ce la facciamo più, mi stanno facendo sgomberare. Però se tu hai voglia un giorno potremmo anche farci un'altra chiacchierata con calma. Quando avrei voglia mi farà veramente molto piacere, però noi ci vedremo giovedì prossimo a Trento. A Trento.
Quindi io ti ringrazio di cuore, guarda, è stata una chiacchierata fantastica, sarei andato avanti ore perché con te è meraviglioso, ma è 20 anni che ti conosco ed è sempre stato così nei post concerti quando hai voglia di chiacchierare, è un grande piacere, quindi ti ringrazio. Senti, togliami solo una curiosità, sì. Come mai la telefonata era Fabio Bau? Fabio Bau non so chi sia. Ah no? Allora che strano. Non lo so. Vabbè, allora forse c'è stato una sì. Vabbè, niente. Ci vediamo a Trento. Grazie, grazie di cuore, ciao. Veramente. Ciao, grazie. Bene, cari amici del Cristallo, a ruota libera è finita qui, ringraziamo ancora Enrico Rava, vi invitiamo appunto quando vedrete il filmato magari anche a iscrivervi al canale YouTube. Basta cliccare sulla proprio la parola iscriviti, oppure volendo c'è anche un QR code che potete trovare nel sito del Teatro Cristallo che vi consente appunto di essere sempre aggiornati con le uscite su YouTube del Cristallo. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.